Allora, questo è un video di risposta per il signor Cavara Dossi. Allora, io ho visto e cerco di concludere in breve tempo, ma sarà molto difficile perché devo toccare qualche punto che mi sono segnato del suo discorso. Allora, io comprendo che lei abbia fatto dei corsi di cinetica, comprendo che lei sia una persona istruita. Comprendo tutto quello che dice e fa credere nei suoi video. Allora, io vorrei toccare i tre punti salienti che lei, dove lei, diciamo, si è alterato, tra virgolette, o comunque, come dice lei, che gli rimbalza, tra virgolette, che non gliene frega niente, però intanto ha fatto un video dove io non l'ho mai menzionata. Visto che lei non si chiama Andrea, io quando sono andato a trovare Matteo con Davide, e quel ragazzo si chiama Davide, tanto per farglielo sapere perché non sa neanche il nome. Capisco che lei ha i suoi impegni, io naturalmente i miei, lei lavora, io anche. Ci alziamo la mattina presto tutti e due e andiamo a dormire non si sa quando perché comunque sia il lavoro viene prima di tutto. Allora, i tre punti che lei ha, diciamo che gli passano inosservati, ma che comunque ha elencato nel suo video. Il primo era che lei non dura tanto. Ok. Il problema è che ha capito veramente male. Io capisco che lei ha fatto corsi di cinetica. Ok. Però la cosa sostanziale non era venire a casa sua o dar fastidio o disturbare la sua famiglia, né da parte mia, né da parte di Matteo, né da parte di nessuna persona sana di mente. Era soltanto, come lei, a lei piace far sapere, che come si muove in modi legali, anche Matteo naturalmente si sta muovendo nella legalità. E avendo una sbalza di roba così, era soltanto per dire non dura tanto perché sempre per vie legali. Quindi il suo corso di cinetica magari è meglio che lo ripassa un pochetto. Io non posso dire altro perché naturalmente sono cose che non mi interessano, le mie battaglie io le combatto da solo, le battaglie di Matteo se le combatte da solo o con chi lo aiuta e lei se le combatte tra virgolette da solo o con chi lo aiuta. Allora, il testosterone che fiottava nei discorsi, vabbè, me fa ride. Ok. Io dovevo fare lo sbruffone davanti al mio signore padrone. Cioè, ma c'è sta serio oppure sta lì soltanto per sparacazzate? Io non ho né un signore né un padrone, io ho un datore di lavoro, punto, basta, il resto niente. È un amico, il signor Matteo Montesi per me è un amico, fine, punto. I miei problemi non me li risolve lui, i miei problemi me li risolvo da solo, ok?
No, vedremo che a questo punto sia chiaro. Io non risolvo i suoi problemi e lui non risolve i miei. Quella cosa lì di Andrea, ma lei può continuare a dire che magari non si chiama Andrea, che magari non si chiama in nessun modo che ritiene opportuno di essere chiamato. La storia lì del camionista, del figlio del camionista, a me proprio ma rimbalza, non me ne può fregare di meno. Non posso assolutamente fare nomi e cognomi, perché a prescindere che non so il cognome, quindi non posso dire cose che non so. E poi perché dovrei dire il cognome di una persona che non mi tange? Non mi, cioè, non, cioè, che senso ci avrebbe? A me non mi cambia niente di come si chiama, signor Cavaradossi. E va bene. Allora, il problema di andare a Milano, e questo è il terzo punto che ha toccato, il secondo era quello del camionista, vabbè. Io dovrò andare a Milano il 15. Il 15 a mattina alle credo 9 e mezzo sarò alla stazione di Milano Centrale. Ma non andrò a Milano per venire a trovare lei, anche perché io non so dove abita. Io andrò a Milano per il semplice fatto che sono stato invitato da una persona. Era soltanto per dire ok. Già che sto lì, se si palesa, se so come si chiama, se so dove abita, magari ci facciamo due chiacchierate, eh? Ci beviamo, io vabbè, non bevo il caffè, però magari lo posso prendere qualsiasi cosa, tanto non guido, una birretta o qualsiasi altra cosa per discutere di questa situazione. Ma finiva lì il problema. Non era per venire su a menare o a disturbarla, ripeto, non era per venire su a disturbarla o aspettarla sotto casa o cos'è che ha detto? A disturbare i suoi familiari, le sue figlie. A me proprio non me ne interessa niente della sua famiglia, di lei, può continuare a fare quello che sta facendo. Era soltanto per capire come mai tutto questo accanimento, ok, sì, i soldi, le donazioni, ma tutti gli youtuber ricevono donazioni perché va nelle case abbandonate, abbandonate, vabbè, sta pagando, tra virgolette, le conseguenze di quello che ha fatto. Quindi, cioè, i discorsi sono finiti. Io avrei timore di Matteo Montesi. Io. Come cazzo si fa? Allora, io non ho timore né di lei, né di Matteo, né di nessun altro pasdaran o capra talebana, come le chiama lei, e altri sotto al suo video hanno commentato che io dovrei andare, che se fossi nato in una grande città sarei con la schiena al muro, col culo coperto, a testa bassa. Vabbè. La gente non c'è veramente un cazzo da fare. Non spalleggio nessuno. Ripeto, è un amico Matteo, quindi se non so se lei ha amici. Naturalmente, se dice una stronzata come quella lì della sclerosi multipla, glielo faccio presente. Il problema è che per parlare con Matteo, visto che lo conosco da 30 anni, ormai lo conosco bene, bisogna trovare le parole giuste. È per questo che in alcuni momenti c'erano dei silenzi, delle cose,
dei pensieri. Perché? Perché Matteo è una persona che se la prende subito a male. Quindi bisogna trovare le parole giuste per spiegargli le cose e fargliele capire. Anche se dopo va a muso duro e fa quello che gli pare, ok? Comunque sia, c'è un amico mio che dice le cazzate, tutto un continuo, spara cazzate, ma non è che io vado lì, io vado a Dio, spara le cazzate in tutto un continuo, io rotti i coglioni. C'è un altro che magari, che ne so, adesso non c'ho preso, non mi viene in mente niente perché ho fatto sto video così del suo video, però, cioè, se tende sempre con gli amici a averci un minimo di riguardo rispetto al carattere che ha, rispetto ai suoi pensieri. Poi l'imbarazzo, le cose. Ah, davanti a una telecamera c'è sempre un imbarazzo, capito? Non è l'imbarazzo di sta parte che stai a casa di una persona, non è che puoi fare e di quello che ti pare. Comunque io le cose che gli dovevo dire, delle cazzate che ha detto, gliele ho dette in faccia. Eppure è per questo che tante volte si incazza con me. Nessuno recita una parte, capito? Qui siamo persone normali, perlomeno io. Mi reputo una persona normale. Quindi non stiamo a recitare una parte, anche perché se fa caso, il video mio e quello di Matteo sono leggermente differenti. Nel mio ci sono delle cose, anche l'inizio, la fine, so, è un po' differente. Lui parla dei suoi parenti morti, nel mio video no. Quindi c'è una certa differenza. Sta a dire che praticamente la gente blocca i commenti nel canale di Matteo. Ma che c'entro io? Anche lei blocca i commenti sul suo canale se qualcosa non gli sta bene. Lo sbruffone davanti al suo signore padrone. Ma che cacchio stiamo a Dio? Ma veramente, ma stiamo arrivando a un punto che. Quante cazzate spara, signor Cavaradossi? Cioè, io. Boh, non c'ho parole. Io devo fare lo sbruffone davanti al mio signore padrone. Io sono così. Non è questione del signore padrone, nessuno è padrone, nessuno è signore qui. Siamo tutti persone normali. Poi, i puttantur. Questo è un punto che ha toccato diverse volte. Capisco che lei non segue il mio canale, capisco che ha la visione limitata della vita. Le posso garantire che i puttantur che abbiamo fatto con quegli altri due ragazzi che non c'entrano niente su questa discussione. Non è che noi ci siamo fermati, non è che noi siamo andati a scopare o a fare altre robe o a pagare le puttane per fare qualsiasi voglia cosa. Era solo un viaggio da un punto a un altro dove c'è so, ste signore de facili costumi e se fa due risate nel tragitto e finisce lì il puttantur. Non c'è un. Anche mia moglie l'ha detto in un video, alla gente che diceva sta stronzata, cioè mia moglie si è messa lì a dire ragazzi fatevela finire di ste cazzate, crescete, perché a sto punto crescete, perché non è che uno perché fa un giro con la macchina per andare da un punto A a un punto B se deve fermare a pagare le puttane. Comunque, io non ci sono andato mai a pagare puttane, mai. Le do donne di qualsivoglia genere a pagare. Poi, io con questo video che lei ha fatto,
le sottili parole, le sottili affermazioni, le sottili cose, ho capito che lei ha paura di me o della gente che sta con Matteo. Non ci deve aver paura, perché non volevo fare niente di che. Lei sta andando per vie legali contro Matteo e Matteo sta andando per vie legali contro di lei. Punto, basta, è quello il problema, è il punto del discorso. Che io ce devo avere il portafoglio pieno se voglio continuare a spalleggiare Matteo. Io non spalleggio nessuna parte, che il portafoglio mio è vuoto, perché io tutti i soldi che guadagno va dentro casa e dentro la famiglia. Non c'ho manco la macchina, quindi penso che perda soltanto che del tempo. Io capisco che delle persone l'hanno minacciata, deve venire a trovare in casa, deve venire a fargli male o a qualsiasi altro problema che si sia creato in questa vicenda, in questa telenovela ormai, perché questa ormai è una telenovela, ma certo, naturalmente anch'io avrei paura di me stesso conoscendomi, e quindi naturalmente vedi sto coso, sto gigante, questa persona grossa per strada che ti viene incontro e magari c'hai un minimo di timori, ok, ma cioè stia tranquillo, io non voglio fare nessuna cosa, nessun è difficile trovare parole per me che non ho studiato come lei. Comunque, io non fisica contro di lei, percosse o quant'altro, ma assolutamente no, ma non mi è mai passato in te la testa, ma non esiste questo. Poi che devo guadagnare punti col profeta? Assolutamente no. Io non devo guadagnare punti con nessuno, i punti che devo guadagnare io sono soltanto per la mia vita personale, ma non riguardante le altre persone. Le pseudo minacce sotto banco, le pseudo cose che lei, se io continuo, io non ho mai nominato il suo nome, me ne sbatto altamente, sia del suo canale che del suo nome, che del suo cognome. L'unica cosa che mi dà fastidio è la gente che scrive sotto ai suoi video. Tipo su questo qui hanno scritto diverse stronzate. Vabbè. È 8 mesi, come ha detto lei, che sta facendo cose contro Matteo, bla 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 bla, però effettivamente in pratica lui continua a fare quello che più o meno vuole. Io mi dissocio, ripeto, mi dissocio da tutte le persone che la vogliono venire a trovare sotto casa per picchiarla, per minacciarla, per qualsivoglia modo cattivo e erroneo di vedere la situazione. Anche per me, come per lei, la casa è sacra. E dico, era soltanto per far due chiacchiere, ma no che io devo venire sotto casa sua per chissà cosa. Poi ha messo in mezzo una corriera di ultras che viene lì, che deve uscire da una finestrella e magari tu un posto sì, l'arte della guerra, vabbè. Tutte parole che lei ha detto, che tanta gente può prendere come minacce date da me. Assolutamente no, io non ho minacciato nessuno. Cioè, ho minacciato persone, per carità, della vita mia, ci sono stati. Cioè, ho avuto anche denunce per percosse alle persone, io questo lo devo ammettere.
sono molto molto calmato dagli ultimi 5-6 anni a sta parte, sia per soldi, ma non è quello lì il problema. Solo che ormai a una certa età uno ragiona prima di passare ai dati de fatto, solo per quello. Io spero di aver toccato più o meno tutti i punti che lei ha 45 minuti, 40 minuti di video proponibili. Io spero di averlo fatto in meno, ecco, 21 minuti. Spero che la cosa sia chiarita. Spero che capri talebani e pasdaran e fake e via discorrendo se la finiscano di cazzate per un video che non c'ha assolutamente senso. Cioè, ha frainteso completamente la situazione e niente, vi ricordo che il 15 di questo mese io sarò alla stazione di Milano Centrale, quindi se qualcuno mi vuole salutare, se qualcuno mi vuole di due parole, alle 9:30 circa, dipende se fa ritardo il treno. Qualcuno mi vuole parlare, se qualcuno mi vuole salutare, se qualcuno qualsiasi cosa, io sarò lì e poi dopo andrò via, però per qualche minuto credo che sarò lì alla stazione. Mi è cascata pure la cenere, mi tocca pure lì. Comunque io le auguro di non fraintendere più quello che si dice nei video, che magari qualcuno l'ha anche infogato su quello che è stato detto, che comunque non è stato fatto il nome del signor Cavaradossi, a meno che non si chiami Andrea, e basta. Concludo qui questo video risposta per il signor Cavaradossi. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!